paura questa mattina in Piazzale Roma, al manicotto del radiatore di un bus scoppia, feriti due ragazzi di passaggio sul posto, i vigili del fuoco. I disabili consegnano 13.000 firme in regione e chiedono di rivedere il bilancio, per noi non è stato stanziato nemmeno un euro. In tempi record è diventata legge la norma antimulta, per piccole irregolarità gli esercenti avranno 10 giorni di tempo per mettersi in regola. Spacciatore albanese intercettato dalla polizia di Venezia, in auto nascondeva 2 kg di eroina purissima. Il patriarca, in occasione della Quaresima, invita a riscoprire la libertà di accostarsi alla misericordia di Dio attraverso il sacramento della penitenza. Buonasera, ben ritrovati, questo è TG Venezia Mestre, siamo puntualissimi, pronti a darvi tutte le notizie della giornata. L'avete sentito dai titoli, questa mattina è andato in scena in Piazzale Roma un fatto veramente grave. L'abbiamo definita un'ordinaria mattinata di follia, perché il manicotto di un radiatore di un bus della CTV è improvvisamente scoppiato. Sul posto stavano passando due ragazzi che sono rimasti feriti. La cronaca. Un'esplosione improvvisa in Piazzale Roma, un giovane investito da un getto di vapore bollente, un altro ferito al collo, fortunatamente in modo lieve. A saltare in aria al manicotto di un autobus CTV della linea 4L che aveva appena terminato la sua corsa intorno alle 9:30 del mattino. I due feriti, un cingalese e uno studente 23enne di Ragusa, erano scesi da qualche secondo dalla porta posteriore del mezzo e si trovavano nelle vicinanze del motore impazzito. Immediatamente soccorsi, sono stati trasportati al nuovo punto di primo soccorso di Piazzale Roma e poi trasferiti per accertamenti in ospedale. Tra il fuggi-fuggi della folla, salita dal panico, in pochi minuti sono arrivati i vigili del fuoco che insieme a dei tecnici specializzati di ACTV hanno ripulito la zona e sparso segatura lungo la strada per evitare che i liquidi persi dal bus rendessero scivoloso il fondo stradale. Sul posto anche la polizia municipale per i rilievi che dovranno stabilire le cause dell'incidente. Il mezzo snodato, il cui motore ha originato l'esplosione, era partito alle 9 dal capolinea Mestrino di Piazzale Cialdini. E in Consiglio regionale si parla di SKEI, di bilancio, e quindi la discussione si fa infuocata. È un bilancio che, nonostante i tagli da parte dello Stato centrale, ci permetterà di garantire il sociale, la sanità e anche una buona dose di milioni per quanto riguarda il dissesto idrogeologico per l'emergenza 2014. La denuncia è che siamo la maglia nera per l'ennesima volta a livello nazionale. La Regione Veneto è l'ultima regione d'Italia ad approvare il bilancio. È un bilancio senza anima, non interviene sui settori, diciamo, di maggiore crisi nella realtà veneta. In modo particolare noi chiediamo un intervento straordinario per la sistemazione del territorio, per evitare i danni che sono stati provocati in questi anni. Credo che il compito dell'opposizione sia quello di dimostrare che è migliore della maggioranza, in attesa di farlo alle urne lo fa dicendo sempre più uno. Devo dire che ci sta anche questo loro atteggiamento, peraltro fatto in modo molto civile, ma noi abbiamo la responsabilità del governo. Non è forse colpa tutta di questa amministrazione, non è colpa forse di Zaia, però ci portiamo dietro molte cose irrisolte, molte cose non fatte. Adesso che c'è scarsità di mezzi, soffriamo ancora di più. Noi è da anni che ci rabbattiamo attorno a un bilancio fatto di fichi secchi, di pochi. Abbiamo anche risparmiato dei soldi, l'ha detto il Presidente, quindi sappiamo di aver risparmiato parecchi soldi in questi ultimi anni, stringiamo sempre di più. E mentre noi stringiamo, c'è qualcuno che si preoccupa di risanare a piedi lista i quasi 500 milioni di Roma. Come vedete, la discussione in Consiglio regionale sul bilancio continua. Questa mattina a Palazzo Ferro Fini sono arrivati anche i disabili che protestano e dicono: in cassa per noi non c'è nemmeno un euro. 13.000 firme per chiedere alla Regione di ritornare sui propri passi. Le hanno consegnate le associazioni di disabili del Veneto al Presidente del Consiglio regionale Ruffato. Protestano contro l'azzeramento dei fondi. In cassa denunciano non c'è nemmeno un euro e puntano il dito contro l'assessore Sernagiotto.
l'assessore ai servizi sociali di questa regione, Remo Sernagiotto, e evidentemente non conosce i problemi delle persone con disabilità. Tra le critiche mosse da Elisabetta Gasparini c'è anche quella che riguarda il progetto Aiutati, che la regione ha finanziato per il momento con 197.000 euro. Una delibera inutile, fa sapere la rappresentante dei disabili. Prevede dei parcheggi speciali con sistema di chiamata per le persone diversamente abili, che così potranno richiedere l'aiuto dei passanti per scendere dall'auto. Si immagina una persona con disabilità grave, con seri problemi di mobilità, che guida con una carrozzina in macchina, che esca da casa da sola, che arrivi in un parcheggio da sola, all'avventura, chiamando con un segnale sonoro una persona di passaggio, che con buona volontà, e non si sa se con attitudini fisiche adatte, se con buoni propositi, arrivi, scarichi la carrozzina dalla macchina, che probabilmente non ha mai visto in vita su una carrozzina, e aiuti forse anche fisicamente la persona con disabilità a scendere dall'auto. Poi si presume che la persona con disabilità se ne vada da sola e quando rientrerà alla macchina, nuovamente con un segnale sonoro chiamerà qualche altro passante che l'aiuterà a ricaricare la carrozzina. La regione del Veneto, e parliamo dello scandalo farmaceutico che insomma sta interessando in queste ore due importanti case produttrici. Dicevamo appunto, la regione del Veneto partecipò il 31 maggio del 2013 con i suoi tecnici al procedimento davanti all'autorità garante della concorrenza del mercato sulla questione dei farmaci Avastin e Lucentis, in relazione alla quale l'autorità stessa ha comminato un'ammenda di 182 milioni di euro a due multinazionali del farmaco, con l'accusa di aver fatto cartello per contrastare la vendita di quello meno costoso, e cioè l'Avastin. In quella sede i tecnici del Veneto quantificarono in 7 milioni di euro l'anno nel biennio 2011 e 2012, questo il periodo, 7 milioni di euro il danno subito dalle casse regionali per l'obbligo di acquistare il farmaco più costoso, il Lucentis. L'ambito clinico, ricordiamolo, era ed è quello della cura di alcune patologie dell'occhio. Questo è il comunicato della Regione Veneto. Adesso parliamo della legge anti-multa approvata in tempi record dal Consiglio regionale. Si tratta di una norma che permette agli esercenti di, insomma, evitare di pagare un salasso, una sanzione pesante per piccole irregolarità magari che le forze dell'ordine riscontrano nei locali. Il caso emblematico è quello del calcetto all'interno del palco di Mestre. Il caso del calcetto multato al palco di Mestre aveva scatenato un vespaio di polemiche. Una sanzione giudicata dai più eccessiva per una piccola disattenzione. Ricorderete aver messo il balilla senza le necessarie autorizzazioni all'interno del locale. Non accadrà più. La norma antimulta proposta dal consigliere regionale Gennaro Marotta è infatti legge in tempi record. Mi risulta che sia la legge che è stata più controfirmata dai consiglieri, 55 su 60, dopo lo statuto in questa legislatura. Gli esercenti, prima che scatti la sanzione, avranno 10 giorni a disposizione per mettersi in regola. La norma vale solo per piccole infrazioni. Non ci sarà più la multa immediata per piccolissime infrazioni, ma ci sarà una diffida. Una diffida che vuol dire che una persona che verrà, per cui verrà accertato appunto una problematica, avrà il tempo di mettersi in regola, e questo vuol dire non prendere più multe. In tempi di crisi è importante. Direi proprio di sì. Adesso andiamo a vedere il nostro TG Linea Aperta di questa settimana. Orsoni bocciato dai veneziani, risulta uno dei sindaci più antipatici, ovviamente tra virgolette, per quanto riguarda l'Italia. Dite la vostra con un sms al 340-3218-770 oppure con una mail a venezia@reteveneta.it. Aspettiamo i vostri commenti che riguardano questo tema, Orsoni bocciato dai veneziani. Diteci la vostra. Adesso la cronaca con un pusher albanese pizzicato dalla polizia in auto. Aveva 2 chili di eroina.
Oltre 2 kg di eroina pronta a essere immessa sul mercato della terraferma veneziana, in arrivo forse da Verona come la Volkswagen blu che li conteneva, non certo la tipica auto da spacciatori di piccolo calibro. Il 23enne albanese, arrestato dagli uomini della squadra volante della questura veneziana, si trovava probabilmente a un livello più alto della catena. La droga, suddivisa in 4 panetti da circa 600 grammi l'uno, avrebbe fruttato circa 50.000 euro una volta venduta al dettaglio. Lunedì sera il corriere si aggirava con fare sospetto nei dintorni dell'auto. Notato dall'equipaggio di una volante, durante un normale servizio di pattuglia in via Cima d'Asta, si è nascosto dietro a una siepe fingendo di voler espletare i propri bisogni e lanciando rapidamente qualcosa lontano da sé. Ma il gesto non è sfuggito agli agenti, che hanno raccolto da terra le chiavi dell'auto e sono passati alla perquisizione del mezzo. Sotto la moquette del bagagliaio hanno trovato uno dei panetti. Il presunto spacciatore è stato arrestato e la perquisizione è proseguita in questura, dove è saltato fuori il resto della droga, nascosta tra la scocca e il vano motore. La palla passa ora agli investigatori, che cercheranno di risalire la catena del traffico di eroina. È un riscontro a quello che potevamo già avere agli atti, ossia un livello a contatto con il piccolo tossico o comunque con chi è assuntore di sostanze stupefacenti, che generalmente è di origine magrebina, quindi tunisino oppure algerino o comunque nordafricano, il quale avrebbe i contatti con una filiera criminale più alta, quella di etnia albanese. Adesso andiamo a vedere le altre notizie di cronaca che arrivano dalla provincia di Venezia. Porto Gruaro. Il Ministero taglia. Nel porto gruarese il Viminale ha disposto la chiusura del posto di polizia ferroviaria e della sede della polizia stradale. Il sindaco della città dell'Emene, Antonio Bertoncello, non ci sta e ha preso carta e penna per scrivere una lettera direttamente al ministro dell'interno Angelino Alfano per chiedere un incontro urgente a Roma. Il primo cittadino pretende chiarimenti dopo aver scritto anche al prefetto Domenico Cuttaia e dopo un'interrogazione presentata da alcuni parlamentari veneziani allo stesso titolare del Viminale. Venezia. Stava camminando sul marciapiede a due passi dalla questura di Santa Chiara quando all'improvviso è crollata a terra. Un malore inaspettato. Una quarantenne originaria di Mirano, ma residente a Olmo di Martellago, se l'è vista brutta poco dopo le 11:30 vicino a Piazzale Roma. La donna, che si trovava a quanto pare da sola, all'improvviso ha avuto un mancamento e ha sbattuto violentemente la testa a terra, perdendo molto sangue. Sul posto è intervenuta un'ambulanza. La ragazza si è ripresa dopo alcuni minuti di incoscienza. Mestre. Ennesimo spacciatore pizzicato dalle forze dell'ordine. Gli uomini delle volanti stavano pattugliando via Piave, da sempre zona calda per la microcriminalità al traffico di droga, quando hanno deciso di procedere ad un controllo di routine nei confronti di un gruppetto di ragazzi. Tra di loro c'era un 19enne di origini tunisine che doveva scontare 9 mesi di reclusione per precedenti specifici per spaccio di droga. Per lui sono scattate immediatamente le manette. Marcon. Sono entrati nell'auto-officina e hanno portato via tutto, macchinari, attrezzi, un bottino che potrebbe raggiungere anche i 50.000 euro. Colpo grosso nella notte tra martedì e mercoledì alla Auto Elettronica SNC di via Vittorio Veneto. I delinquenti hanno spogliato l'attività di tutto l'armamentario accumulato in 4 decenni di lavoro. Il titolare ha scoperto l'incursione solo poco dopo le 8 di mercoledì mattina, quando, come ogni giorno, ha raggiunto il posto di lavoro. Disperato, ha detto: siamo rovinati. Lo definisce sin dal titolo il sacramento della conversione e della gioia. Nella lettera inviata alla Chiesa di Venezia per accompagnare il tempo della Quaresima 2014, il patriarca Monsignor Moragli attinge soprattutto dai recenti interventi di Papa Francesco e così riflette, invita tutti a farlo, sui temi della penitenza e della riconciliazione, sollecitando a percorrere le vie che la Chiesa ci offre per liberarci dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore e dall'isolamento, e recuperando tutta la libertà e la gioia di accostarsi al sacramento definito dei padri della Chiesa, secondo battesimo. La lettera poi contiene anche indicazioni di carattere pastorale. Moraglia dice: incoraggio ed esorto affinché in ogni comunità parrocchiale e religiosa ai bambini,
ai ragazzi, ai giovani, agli adulti, agli anziani e ai malati siano aperti spazi congrui di catechesi su Dio Padre misericordioso e vengano offerte opportunità serene per celebrare con rendimento di grazie il sacramento della penitenza e della riconciliazione. Questa è la lettera del Patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, in occasione della Quaresima. La solidarietà di Rete Veneta è arrivata a Jesolo, vediamo. Cari amici vicini e lontani, oggi siamo arrivati a Jesolo Paese. C'è Omar ad accoglierci. Madonna, che pettinatura che mi hai! Omar ha anche due fratelli, due gemellini che si chiamano Ismaele e Adam e hanno 4 anni. Adesso prendiamo la borsa magica, Omar, perché Marina è su quei bambini piccoli che hanno la febbre. Eccoci qua, Marina, ciao. Ciao, Marina. Tutto bene? Guarda cosa ti ho portato, la borsa magica, tieni. Grazie. Cosa sta succedendo nella tua vita, Marina? Non c'è lavoro. Tuo marito non lavora? Anche tu neanche? No. Come si fa con 3 bimbi? È una bella parola. Mi dispiace anche per loro, per il futuro che avranno loro. Ho preso la disoccupazione fino al 20 di novembre. Mio marito non è italiano, lui è dalla Tunisia, mio marito. Visto che qua non trovava niente, si è inventato di andare avanti e indietro col suo paese, porta frigoriferi, sì, televisori da vendere là. Ma intanto porta a casa qualcosa, ma non bastano. Non bastano? No. Si risparmia sul mangiare, si prende quello che si può. Ma pensa te. Comunque guarda, Marina, questo è l'assegno che ti diamo. Grazie. Grazie di tutto, grazie alla gente che aiuta, che dà soldi in questo fondo. Non posso ringraziarli tutti. Cosa farai, Marina, con questo assegno come prima cosa? Pagherò delle bollette arretrate. Ho grazie, spese Luzi. Condominiali arretrate, 3.400 euro di spese condominiali arretrate. Beh, un po' di respiro adesso te l'abbiamo dato con questo assegno, sì, va sì, bene Marina? Grazie. Cari amici, vi salutiamo e anche questa volta siamo riusciti ad aiutare una famiglia in difficoltà. Ciao e grazie ancora da Mirella. E questa sera in prima serata, 21.05 circa, torna Focus con il nostro direttore Luigi Bacialli che vi racconterà tante storie di veneti in difficoltà, schiacciati dalla crisi. Quindi vi aspettiamo questa sera Focus e aspettiamo anche naturalmente i vostri SMS. È tutto per quanto riguarda questa edizione di TG Venezia Mestre. Io vi ringrazio per la vostra cortese attenzione, vi auguro una buona serata e naturalmente ci vediamo presto.